È un giorno importante perché ha tanti significati questo giorno qua, proveniamo da un periodo di concettualizzazione, di scelte, di costruzione, di prime messe a punto, ma abbiamo tantissimo da lavorare ed è la parte bella di questo progetto. Da oggi inizia tutta l'attività per poter far dare il massimo delle potenzialità di FlyNicca e per far dare il massimo delle potenzialità nostre, di poter governare FlyNicca ai suoi livelli. Quindi sì, ci ha tanto significato perché fondamentalmente la cosa più importante è che questa sta una barca fatta di scelte coraggiose e per adesso posso dire che ne è valsa la pena perché mi sto divertendo come un pazzo. Hai parlato di concezione, di costruzione, più o meno qual è stata la fase più lunga, la concezione o la costruzione? La fase più complicata è stata quella che ha riguardato le scelte sui sistemi di volo, cioè tutta la parte del volo a partire dalla geometria dei foil e sostanzialmente questa, la geometria dei foil e attuazione delle movimentazioni dei foil. È stata una scelta lunga perché poi siamo andati, abbiamo preso una scelta innovativa, i nostri foil sono diversi dai Coppa America, hanno un modo di essere controllati completamente differente. E poi l'altra parte complicata è stata quella che ha riguardato la coniugare una barca che vola in regate inshore, una barca che invece deve andare a volare barche in regate come la 151 miglia di notte, in condizioni dove dobbiamo ridurre le vele per poter avere il giusto balance fra spinta delle vele e spinta dei foil. Il team FlyNicca Scheetiler Racing Team, quanto è cresciuto con questo progetto e là arriviamo alla preparazione del team per farla portare ai suoi numeri, quanto tempo? Tantissimo, ci vuole tantissimo tempo, ci vogliono professionisti come quelli che stanno seguendo FlyNicca. Io devo dire che sono fortunato, sono appoggiato da un gruppo di tecnici, progettisti, architetti, ingegneri fantastici che hanno lavorato più fondamentalmente più per la passione che per una questione economica, perché se no non arrivi a questi livelli qua. E poi una short team, un sailing team di tutto rispetto che è nato intorno alla barca. La barca è nata proprio perché c'erano questi valori pronti a ricevere un progetto del genere. Ricordiamo, è in arrivo un documentario sulla la genesi di FlyNicca, facciamo comunque i nomi, King Marine, il cantiere di Valencia, Michele Costa, uno dei migliori project manager, Mark Mills, un progettista con chi avevi già collaborato su Supernica, e ritroviamo qui tutti i professionisti intorno alla barca. Sì, il film sarà molto bello, il film racconterà la storia di FlyNicca partendo da cosa ha generato le idee che sono riguardano FlyNicca. Quindi tanto allenamento e vi vediamo in regata prossimamente alla Giraglia, giusto? Lavoreremo per essere pronti. Sono 200 barche in porto, non credo che tutti possano. Eccoci con i naviganti di FlyNicca, allora abbiamo Ruffo Bressani. Buongiorno. Buongiorno. Alessio Razzetto, buongiorno. Signor Nassè, Enrico Zennaro e Andrea Fornaro. Buongiorno a tutti. Ok, abbiamo appena detto con Roberto che è la sfida comincia adesso, che voi che siete già del team da un bel po', cioè avete tanto da imparare. Ruffo, te che sei il più volante dei velisti a bordo, confermi questa impressione di un bel challenge davanti? Beh, indubbiamente sarebbe una pazzia non dirlo e non affermarlo. Il progetto è da 2 anni che è in piedi, Roberto si è fatto già fare 2 campagne di 69F che sono il modello piccolo del nostro 60, dove abbiamo imparato molto, tutto il team. E da oggi finiscono le feste e da domani si comincia a navigare, quindi il nostro lavoro vero comincia da domani. Alessio, te c'è un ruolo particolare, sei pure il responsabile vele, North Sails. Una domanda così, mi sembra una randa classica, avete pensato a qualcosa più somigliante agli AC75? Ma abbiamo preso tutto quello che potevamo dagli AC75, tenendo però presente che noi facendo regate, chiamiamole standard, normali, che sono le offshore
Mediterraneo dobbiamo, diciamo, rispettare certe prescrizioni che ci dà le Orc Special Regulation, l'ISAF, per cui non possiamo fare tutto quello che vogliamo, quindi per esempio la doppia randa, che è una peculiarità degli AC75, noi non avremmo potuto adottarla, quindi ci siamo dovuti un po' inventare tutta una serie di accorgimenti per fare qualcosa di più standard. Enrico, anche te sei un velista a volante, ti abbiamo visto su mod, su altre cose. Di che cosa ti occupi e quante sarete a bordo nei due pozzetti? Siamo due pozzetti, destra e sinistra. Io sono nel lato destro, davanti a me c'è Roberto Lacorte che sta al timone, io sarò il regolatore della randa e dietro di me ci sarà Andrea Fornaro che si occupa della navigazione. Okay. Dall'altra parte sono speculari, però quando noi abbiamo questo nostro ruolo, il primo è il foil controller, il secondo regolerà il fiocco e il terzo si occuperà di controllare i sistemi di bordo, di non superare i carichi e che tutto sia regolato al meglio, quindi ognuno ha il proprio bel da farsi, perché siamo solo in sei e quindi è impegnativa. Andrea, sì. Che sei anche abituato alle regate oceaniche a navigare in solitario, lì anche un po' grazie a te, se abbiamo Flaignica in tempo, hai fatto un viaggio, ricordiamo, da Valencia via mare, col Comore. Il tuo ruolo a bordo adesso che il gioco comincia? Sì, io mi occupo della navigazione, ciò significa che cerchiamo intanto di evitare gli ostacoli per prima cosa e poi interpretare il meteo e le condizioni, diciamo, meteo marine per andare prima possibile all'arrivo. Appena arrivato Lorenzo De Felice, un altro del... Il tuo ruolo a bordo? È anche il regolatore delle vele, foil controller, poi saremo un poco, questa è più o meno la focalizzazione a bordo e terrò sotto controllo insieme ad Andrea i carichi delle volanti, delle vele, del foil stay. Un po' di numeri, quante tonnellate sulle volanti? No, volanti non ne abbiamo, però diciamo che... Top secret, le abbiamo tolte. Però diciamo che come carichi, occhio croce, possiamo andare sui 5 tonnellate sul main Cunningham e cerchiamo di non superare le 5 tonnellate del Jeep Cunningham, che sono i nostri punti di forza per smagrire e ingrassare le vele. Grazie mille ragazzi, torno con un'ultima domanda. Alessio, quante vele in totale su questa barca? Cioè... Allora, abbiamo cominciato con un inventario, chiamiamolo noto, cioè dalle nostre simulazioni abbiamo visto che abbiamo circa 3 fiocchi divisi per intensità di vento, la randa in questo momento è unica e poi abbiamo un reacher che è la vela più grande per quando ahimè ci troveremo a fare condizioni di displacement in area leggera e dove ovviamente comunque la barca deve navigare, deve districarsi nelle bonacce mediterranee. Ok, di questo andiamo a parlare subito con Mark Mills. La benedizione difendi da ogni pericolo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. And we are with Mark Mills, project designer of Flaignica. Mark told us two interesting things before. And first of all, the mast is not so tall. The mast is not so tall because as you start moving at higher speeds, the drag increases very quickly. So you have to find just the right balance of big enough to move in light airs, but not so big that the drag is very high in a breeze. It's a balance. It's always a balance in yacht design. A compromise? A compromise, of course. And we can say the same thing about the keel, which is fixed. The keel is fixed and its purpose is really only to pass the stability regulations. So although it's not ideal for top speed because it adds drag, it's necessary if we want to enter races. So we make sure the bulb is the minimum weight, but then it's required. Okay, last question. We talked before with Roberto, with five of the sailing crew. The necessity to be also to perform also in Archimedean mode? Yes. It was a really huge challenge for you? No, not so much, because the boat is very light. And as long as we have enough sail area to keep moving in light airs, then we can try and keep the drag to a minimum, the wetted surface area. And in fact, at 6 or 7 knots of boat speed, the leeward wing is already providing some riding moment. So I was speaking to Grant Dalton, the head of the Team New Zealand project, and he also was surprised at how well their boats went in displacement mode, and he suggested we would find the same, and he was right, it's true.